Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale, questo è Risparmio. Anche oggi andiamo a parlare di un'azienda che ho inserito di recente in portafoglio, è la Adyen, quotata sul mercato di Amsterdam, e ho deciso di aggiungere questa azienda per vari motivi, cioè adesso lo andiamo a vedere, ho fatto le mie analisi come sempre, ma anche perché volevo diversificare il portafoglio sia dal punto di vista tematico, cioè del settore di riferimento, perché Adyen non è uno di quei famosi big tech stocks americani, ma si occupa di tutt'altro, e inoltre anche per diversificare a livello regionale. Mi sono mosso dagli Stati Uniti d'America in Europa, cosa che non faccio spesso, che non faccio volentieri per tanti motivi, ma in questa azienda ci ho trovato dei punti molto ma molto interessanti, per cui andiamo prima di tutto a vedere di cosa si occupa l'azienda. Di cosa si occupa Adyen? Siamo qui sul loro sito ufficiale. Adyen si occupa di pagamenti online, di point of sale, per cui tutti quei terminali che stanno nei negozi, di pagamenti tramite piattaforme, e tra l'altro uno dei suoi clienti è MangoPay, che per chi come me e mi segue investe in Cryptalia sa benissimo che è il provider di Cryptalia per quanto riguarda i pagamenti. Poi fa delle carte virtuali e fisiche per i paesi in cui è possibile, ne può fare richiesta, e anche fa delle esperienze di particolari tipologie di canali ben dedicati per i clienti un po' più grossi. Per cui Adyen è un'azienda molto ma molto importante, molto anche introdotta nel mercato totale, perché come possiamo andare a vedere appunto dalla schermata qui che si può vedere, oltre a MangoPay abbiamo Booking.com, Uber, eBay, EpiSox, Spotify, sono alcuni dei clienti che fanno parte del circuito di Adyen. Tra l'altro, prima di andare a vedere un attimino su SimplePosit, volevo anche andare a vedere due informazioni importanti che potrebbero invogliare l'investimento, così come ho fatto io, e l'altro un po' bloccarlo. Andiamo prima da quella che potrebbe sembrare una notizia negativa. Quattro membri del direttivo di Adyen a fine agosto hanno venduto sul mercato una serie di azioni per un totale di 507.631 azioni, che valgono al momento parecchio, mi sembra che sono 3.400 euro. È approssimativamente il 15% di tutte le holding che avevano di proprietà. La vendita è stata fatta, come si può vedere, il 21 agosto. Sono sia il CEO, l'amministratore delegato Peter van de Does, Arnaud Shukif, che è il CTO, e poi anche il Robert Roland Prince, il CCO. 507.631 azioni, corrispondenti appunto al 15%, come dice qui, di tutte le holding di Haydn, a un prezzo per share di 1.365 euro. Per cui una vendita totale di quasi 700 milioni di euro. Questo è stato fatto per vari motivi che vengono definiti qui appunto nella lettera. Si specifica qui nella notizia che i tre dirigenti, tra l'altro Peter van der Does è uno dei fondatori, rimangono comunque interessati a tutti gli effetti a portare avanti l'azienda Adyen, ma volevano semplicemente mettere sul mercato queste azioni perché volevano diversificare il proprio portafoglio. Le azioni Adyen sono cresciute tantissimo, e lo andiamo a vedere a breve a SimplePosit, per tanti motivi, e per cui volevano appunto diversificare il proprio portafoglio, ovviamente sono investitori anche loro. Per cui andiamo a vedere un attimino per quanto riguarda il sommario del 2020, come è iniziato. Il Covid ha impattato, ma non così tanto quello che si poteva pensare, la profittabilità di Adyen, che è passato da un volume rispetto all'anno scorso del più 23%, con un revenue che è aumentato rispetto all'anno scorso del 27%. Quindi un ottimo incremento. Andiamo a vedere anche la lettera agli shareholder, e si può vedere che nel periodo pandemico tutto quello che era il servizio relativo ai viaggi è andato in un calo enorme, fortissimo, e tutti sappiamo perché, ma le figure delle vendite online e quelle del total retail sono aumentate rispetto ovviamente a quelle nei negozi, perché erano chiusi. Per cui Adyen ha aumentato i propri volumi, i propri introiti, pur avendo ridotto di un certo tipo il loro business. E possiamo vedere anche su questa schermata, si è passata dai 104 miliardi del 2019 al 129 del 2020 dell'H1, con un più 23%. Il net revenue è passato da 221 milioni a 279, con un incremento del 27%, e l'EBITDA è passato in un incremento del 12%, dai 125,8 milioni a 140,9, quasi 141 milioni. Per cui andiamo a vedere un attimino su SimplePosit Adyen.
Come possiamo vedere dal grafico a snowflake, a fiocco di neve, secondo gli analisti di Simply Post-it, il futuro è prospero e la salute finanziaria è molto ma molto buona. Andiamo a vedere un attimino come si è andato ad evolvere il prezzo di Adyen. Questo è negli ultimi 5 anni, per cui si può vedere che ha avuto una crescita esponenziale a partire praticamente dal marzo, quindi dalla crisi pandemica. Nell'ultimo anno abbiamo avuto un periodo di lateralizzazione e poi per esplodere appunto in questo periodo. Ma se andiamo a guardare il massimo dell'azienda, comunque è stato piano piano un crescere continuo, lateralizzando durante questo periodo del 2019 per poi andare a salire. Tra l'altro, se si può vedere, la quotazione è avvenuta nel 2018, 20, 25 giugno, vediamo, insomma giugno 2018, per cui questo è, diciamo che è da pochissimo quotata in borsa. 486 dollari, euro quando è stata quotata, adesso col calo di questi ultimi 2 giorni siamo a 1311, ma fino a qualche giorno fa, quando l'ho comprata io, era intorno a 1413. Diciamo che un'azienda con un titolo molto volatile, si può vedere anche qui dal grafico, non distribuisce dividendi, ma lo andiamo a vedere a breve, nell'arco di quest'anno comunque ha dato un ritorno del 96,6%, che non è niente male. La valutazione degli analisti Simply Post-it comunque è sopravvalutata. Ovviamente, come si può vedere da questo grafico, è molto sopravvalutata, però per come si è andato ad evolvere il prezzo in questo periodo e per vari altri parametri che andiamo a vedere sotto, pur essendo sopravvalutata, io penso che cominciare a investire piano piano con un piano di accumulo, così come posso fare io per tutte le posizioni che apro, può essere un'alternativa. Il PE è ovviamente enorme, 207 è tantissimo. Crescita futura. Gli earnings sono previsti crescere del 31,7% anno, che non è male, ma se andiamo a vedere anche il free cash flow e cash from operation, ce n'è. Per cui gli analisti, sia per quanto riguarda gli earnings, sia per quanto riguarda il revenue, prevedono una quota di aumento che è superiore sia all'industria di riferimento che al mercato di riferimento totale, così anche per il revenue. Beh, e qui si può vedere anche da questo grafico la forchetta in cui gli analisti pensano crescere, comunque l'EPS come va a crescere. La salute finanziaria. Vediamo che gli asset a breve termine coprono un po' tutto, non c'è bisogno neanche di guardare i debiti perché sono pochissimi e se andiamo a vedere appunto il cash ce n'è tantissimo, anche qui debito praticamente zero e si può vedere che praticamente sono account payable debito, per cui stanno aspettando dei pagamenti, non c'è debito di per sé e hanno anche 2 miliardi di cash o comunque di investimenti a brevissimo termine e 651 di fatture da incassare, per cui insomma è un'azienda che dal punto di vista finanziario è molto ma molto buona. Come dicevo prima, non distribuisce dividendi, ma è un'azienda che vuole puntare molto alla crescita e questo è una cosa molto ma molto interessante. Se andiamo a vedere il management, invece, il fondatore è il CEO, ed è da 2 anni qui, per cui è un'azienda molto ma molto interessante, guidata sempre dallo stesso CEO. E che ha delle, diciamo, dal punto di vista del board members, ha un'età abbastanza giovane proprio per il settore di riferimento, tutto quanto intorno ai 2 anni di presenza all'interno dell'azienda, mentre questo è il leadership team, mentre il board member ha un'età media di 58 anni e 3 anni e mezzo di presenza all'interno dell'azienda. Molto ma molto interessante. Come dicevo prima, lettera che abbiamo visto poco fa, nell'ultimo periodo sono state vendute un sacco di share, per cui loro dicono che è diversificazione del portafoglio, ovviamente bisogna andare anche a capire se questa è la verità oppure no. Solo il tempo ce lo potrà dire, ma noi, non potendo fare insider trading, anche perché è proibito dalla legge, possiamo semplicemente avvalerci di quello che ci viene detto. Se andiamo a vedere poi, per quanto riguarda il breakdown dell'azienda, quasi il 45% è in mano al general public, per cui noi, quasi il 40% alle istituzioni, 10% agli insider interni e poi un altro 6% alle aziende private. E se andiamo a vedere anche le prime posizioni, a parte i fondatori che sono qui nelle prime 2 posizioni, come dicevo prima, ho venduto una marea di quote. Si può vedere che BlackRock ha aumentato la propria quota di posizionamento del 15,76%, portandosi al 3% totale. Anche Vanguard ha un 2,65%. Per cui io, vedendo BlackRock che aumenta la propria posizione, mi farei 2 conti. Ovviamente possono sbagliare anche loro, ma strategicamente BlackRock è uno dei migliori provider di ETF e non solo.
E per cui prendo questo anche come un campanello un po' che calmi il campanello d'allarme che può dare alla vendita di tutte quelle azioni. Se andiamo a vedere le informazioni dell'azienda, ovviamente da quando è nata, dal 2016, è passata da 100, 338 dipendenti a 1400 nell'arco di 4 anni, per cui un'azienda in forte crescita anche dal punto di vista personale. Questi sono dei fattori che, come ben sapete, come ben sai, sono cose che tengo molto in considerazione, perché se l'azienda ha bisogno di più personale, ovviamente, vuol dire che è aumentato anche il lavoro che va a portare avanti. La capitalizzazione di mercato è di 39, quasi 40 miliardi di euro e ci sono 30 milioni di azioni flottanti sul mercato. Bene, questa era un po' l'analisi di IDN. Io ci ho investito pochissimo perché ovviamente la mia disponibilità è quella, ma fa parte di tutto quel plus plus di azioni che sono andato a comprare sul mio portafoglio di Trading 212. Quello che mi interesserebbe sapere è qual è la tua opinione su questa azienda, se la conoscevi, se ci hai già investito, se la stai valutando o se l'avevi in watchlist. Ti prego di lasciarmi un pollice in su se questo video ti è piaciuto, di seguirmi anche sul mio blog e ti ricordo anche che ogni lunedì e ogni sabato pubblico un articolo diverso sul mio blog e ogni giovedì c'è la diretta di mezz'ora, Buonanotte Mercati, dalle 9:30 alle 10 con ospiti sempre nuovi. A proposito, se non sei iscritto al canale, ti prego di iscriverti, di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. E anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!